Terza ufficializzazione di mercato per la CR Messina, che annuncia l'ingaggio di Francesco Forte, il cui arrivo segue quelli di Crucitti e Fragapane, tesserati nella giornata di lunedì. Napoletano di Pozzuoli, classe 1998. Forte è un difensore centrale, reduce da una buona stagione con la maglia della Fidelisandria nel girone H di Serie D. In Puglia ha totalizzato 34 presenze tra campionato e coppa, realizzando anche 3 reti in passato per lui. Esperienze nei settori giovanili di Avellino, Paganese, Pescara e Atalanta e 5 apparizioni in Serie C con la maglia della Casertana. Prosegue poi il lavoro della società, che sta traendo segnali positivi dall'entusiasmo di Pasquale Rando, responsabile dell'area tecnica bianco-scudata, che in questa stagione corona il sogno di lavorare per la CR Messina, squadra di cui è sempre stato tifoso. È sicuramente una grande responsabilità, però allo stesso tempo una grandissima soddisfazione. Io ci sono cresciuto col Messina e mi auguro che finalmente si riesca a raggiungere i risultati che noi tutti speriamo. Sicuramente gli ultimi 2 anni non sono stati all'altezza del blasone di questa società. Sono orgogliosissimo di essere stato chiamato per partecipare a questa ristrutturazione e cercare di dare davvero i risultati che la tifoseria merita. Rando, uno di noi dello striscione del Celeste, prende finalmente corpo. Ma io sicuramente è stato un momento che non dimenticherò mai, l'affetto che mi è stato dimostrato anche da avversario del Messina rimane scolpito dentro di me, ma anche in questa nuova avventura, come dicevo prima, è una grande responsabilità. Però la tifoseria mi ha dimostrato che grande fiducia e io mi auguro di ripagarli con quello che davvero, come dicevo prima, merita questa città, questa tifoseria. Noi sappiamo bene che basta poco per far riaccendere l'entusiasmo, lo dimostra, malgrado gli ultimissimi anni che non siano stati proprio all'altezza, alla partita dello scorso anno col Giulianova. Basta poco davvero per riaccendere quella passione che, come dicevo prima, negli ultimi anni è mancata.